Maria ricevette tutto quel che ebbe di doni e di privilegi. Era ormai il primo chiamato. Il primo chiamato, la prima vocazione è Gesù Cristo. Imitate Maria nella sua missione. Ella l'accettò quando disse Pio e ordinò e tradusse tutta la sua vita in questo lavoro di formazione di Gesù, di accompagnamento di Gesù fino al Calvario. Tradusse tutta la vita in un'azione vocazionaria, in un'azione vocazionaria. E perciò la vita di ogni membro dell'Istituto Regina Apostolorum viene ad essere un accompagnamento in una imitazione della vocazione e della corrispondenza alla vocazione e del lavoro vocazionario che compì Maria durante la sua esistenza terrena e che continua ora nel cielo, dove continua a pregare per le vocazioni. Bisogna essere molto intime con Dio e con Maria per stimare la vocazione nostra.